Ci troviamo con Matilde Giordano, la più giovane del gruppo Azzurro in questa stagione, quindi dimmi un po' come ci si sente essere la 2007, l'unica 2007 del gruppo. Sì, esatto, mi sento un po', diciamo, la piccolina del gruppo, anche se comunque non trovo tante differenze con gli altri miei compagni riguardanti l'età. E per me è anche stimolante, diciamo, allenarmi con gente più grande e mi dà, diciamo, diversi spunti e più voglia di fare, di mettermi in gioco per arrivare, diciamo, al loro livello. Anche perché comunque con tanta avevi già in questo gruppo, in questa nazionale, eri già stata comunque in parte l'anno scorso in occasione delle Olimpiadi giovanili. Sì, con gran parte del gruppo ho già avuto occasione di ritrovarmi, non solo facendo le gare ma anche all'interno dello sci club con appunto gran parte di loro. E quindi diciamo che gente nuova non ce n'è, avevo già avuto l'opportunità di conoscerla. Senti, sei stata l'anno scorso nella tua categoria in Italia la dominatrice praticamente della stagione, quest'anno comunque sarà invece anno giovane nella nuova categoria, quindi cosa ti aspetti? Sì, mi aspetto, diciamo, un po' più di grinta, un po' più, diciamo, di pepe nelle competizioni, e quindi questo mi sprona a fare di più e metterci un po' più, diciamo, di cattiveria per raggiungere il livello anche degli altri. Senti, quanto è importante però entrare a far parte della nazionale, sai, anche nell'allenamento estivo, anche andare in luoghi, in posti nuovi, con la divisa azzurra, con atleti anche di altre regioni? Ma per quanto riguarda la divisa, secondo me non gli do tanta importanza. Poi sono sempre stata abituata a lavorare con questo gruppo di persone, quindi mi sembra, diciamo, di esserci stata dentro da sempre e cerco di fare le cose con normalità, come sempre. Sì, mi dite di essere molto determinata come atleta, quindi ti volevo chiedere un po' se già ti sei posta anche degli obiettivi e su cosa in particolare vuoi lavorare. Ma allora, voglio lavorare in particolare un po' sul, diciamo, mio recupero fisico, essendo stata un po' ammalata e fuori forma questa primavera, quindi cerco di recuperare al meglio, e poi in particolare nel tiro da terra, dove sto avendo maggiori difficoltà. E obiettivo quest'anno? Qualcosa che... Obiettivo principale sarebbe qualificarmi magari per gli playoff e comunque disputare una buona stagione e magari puntare alle posizioni un po' più alte della classifica.